Salve amici, oggi prepareremo un polpettone classico farcito alle verdure. Vi farò vedere come fare per prepararli per la cottura. E ci sono due modi per farlo. E adesso io vi spiego come si fa. Venite con me che vi elenco gli ingredienti. Abbiamo bisogno per questo polpettone di 500 g di pane raffermo bagnato e strizzato, di 350 g di macinato fresco, 5 uova, 150 g di verdure miste lessate, del parmigiano, delle fette di formaggio fuso oppure dei pezzetti di formaggio, del sale, del pepe, del pangrattato. Allora, andiamo a impastare tutti gli ingredienti, unirli e impastare e formare il nostro classico polpettone. Abbiamo raggiunto una consistenza morbida ma non molle, quindi il nostro impasto è pronto per essere messo nelle teglie. Abbiamo due modi per fare questa operazione. Allora, la prima è questa. Prendiamo un foglio di carta da forno, mettiamo una parte del nostro impasto. Aggiungiamo qualche fettina di formaggio e copriamo con l'altro impasto. Aggiustiamo bene, chiudiamo i bordi e cominciamo a coprire con pangrattato. Lo chiudiamo i bordi come a caramella e lo adagiamo in una teglia in questo modo. Una volta messo nella teglia lo apriamo leggermente sopra . Mettiamo un filo d'olio, lo risistemiamo e aggiungiamo dell'acqua al fondo della teglia. E questo è il primo modo per fare un polpettone al forno. Prendiamo un foglio di carta da forno bagnato e strizzato, lo adagiamo sulla teglia, facciamo un piccolo foro, andiamo a inserire dentro, a rivestire la nostra teglietta e mettiamo all'interno il nostro polpettone. Le nostre fettine. E questo è l'altro modo per fare il polpettone al forno. Li vado ad infornare a 180 gradi per circa un'ora. A dopo. Amici, i nostri polpettoni sono pronti. Le due versioni di cottura, eccole qua. Questo è quello lì che abbiamo fatto nella carta caramella e
e l'altro è quello lì a ciambella. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta. Commentate il video se vi fa piacere, iscrivetevi al canale, un like al video. Vi aspetto alla prossima, un abbraccio e un grazie a tutti. Arrivederci.